Quello che sto per andare a giocare è il team più storto di tutta la serie. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi tappa a Sinnoh della nostra rubrica dei team monoregionali quasi competitivi. Perché dico quasi? Perché con una squadra del genere tutto è fuorché competitivo, ragazzi. Rotom Frigo, voglio che vi fermiate un attimo, facciate una pausa di riflessione e pensiate, ma chi è che vi porta Rotom Frigo? Quindi ci vuole un mi piace obbligatorio per Rotom Frigo, assolutamente. Se anche voi come me volete farvi del male in Battle Spot, sopra c'è il codice Rental per poter utilizzare il team e qui sotto in descrizione come sempre c'è il past. Detto questo, non perdiamo tempo, ci tuffiamo subito in Battle Spot e vediamo se riusciamo a congelare qualche nostro avversario. Lui si è dimenticato che praticamente adesso si gioca con gli Uber, anzi adesso, cioè già da qualche mese, ma lui non gli interessa, a lui gli piace il sole e oggi troverà la neve, ragazzi. E noi ci perdiamo con questa roba fuori di testa, lo sapete, vero? Potremmo partire Rotom di Alga, Abomasnow dietro per cambiare il meteo. Proviamo a portare Gastro, dai. Facciamo qualche addormentamento, qualche sbadiglio lì nel mucchio. Vediamo. Sono molto preoccupato. Veramente preoccupato da questa partita. Charizard Flutter. Ok. E ne abbiamo Rotom. Va bene. Allora. Lui si paleoattiva. Velocità. Velocità, vabbè. Allora, quindi fulmine su. Attacchiamo prima di Charizard. Un bel fulmine. Io lì nel mucchio ce lo tiro. Più che volentieri. E con Dialga potremmo fare Trick Room, ma se entra Torkoal è un casino. Quindi facciamo Cannon Flash qui, che va sempre bene. Lui Terra, l'uno o l'altro? Terra Charizard. Wow. Ok, quindi fulmine non lo killerà più. Pazienza. Giorno di sole Flutter. Madonna mia. Heatwave farà malissimo. Morirà Rotom di sicuro. E Dialga ha preso tantissimo. Ci ha crittato Rotom, secondo me moriva uguale. E lui è Scarf, perché siamo Scarf anche noi, ma lui ha attaccato più. Ok, va bene. Allora, noi adesso... bruttissima la situazione nostra. Mettiamo con Gastro. Entra in Didi. Allora, noi abbiamo un solo attacco rimasto a disposizione con Dialga, che peraltro vi dico non faremo, perché lui ci fa Heatwave prima. E quindi a questo punto noi facciamo così, teriamo... Ci serve terare fuoco? No, anzi tero acqua a Bomas, no. E facciamo sbadiglio su Indidi. Didi e lui è un morto che cammina. Facciamo Air Power qui, ma non arriveremo a farla. L'unica è che, vabbè, lui fra l'altro si redirecta addosso le cose. L'unica è che missi, ma non abbiamo neanche questa cosa qui. Gastro sbadiglia su con Didi, va bene. Siamo rimasti sotto il Charizard, giorno di sole, terrafuoco, cose, ma vabbè, ci sta. Ora, lui se è un po' furbo,
Qui sei un po' furbo. Leva Indeedee e mette Torkoal, perché così mi leva la neve. Quindi, pensando che faccia questa cosa, che quindi non si redirecta addosso niente, io gli faccio Earth Power su Charizard, tiriamo acqua, e a questo punto cosa facciamo? Una bora, perché non è che possiamo fare tanto altro. Lui non ha ritirato Indeedee per mettere Torkoal. Vabbè. Lui addirittura con Indeedee ha attaccato. Ha fatto danni. Vabbè. Ora. Niente, un freeze. No, perché c'è il sole, è vero. Geoforza, ok. Quindi in realtà adesso è anche aperta. Bisognerebbe vedere chi c'ha dietro, perché Indeedee va a dormire adesso. Vediamo, se è Torkoal male, se è Arma Rouge, potrebbe essere Arma Rouge. È Arma Rouge. Expanding Force adesso ci farà veramente tanto male. È che non abbiamo tante opzioni. Non so se mi spiego. Potremmo provare... C'è il sole ancora? No, c'è la neve, sta nevicando. Si vede, che c'è la neve, no? Vabbè. Allora... potrei provare uno sbadiglio di qua e dobbiamo provare a frizzare il frizzabile, ragazzi. Abomasnowbora, ti prego, congela tutto quello che trovi. Niente, non si congela proprio niente. Arma Rouge ha messo Trick Room perché non sta attaccando. Esatto, distortivo. Che poi non lo so se gli conviene, perché il mio gastro è lentino, Il mio gastro è lentino. Allora, ecco cosa facciamo. Facciamo Air Power qui e sempre Bora. E vediamo se gli è convenuto attaccare prima. Indeedee dorme, che questa è già una gran cosa. Infatti siamo più veloci noi sotto Trick Room. Vediamo se è più veloce anche a Bomb addirittura. E quindi ce la portiamo a casa. Una partita in salita. Oh, io gioco di alga, non lo vuoi trovare un bel Zamazenta? Ma sì, ma vieni. Allora, piani per Zamazenta ne abbiamo pochi. La risposta è pochi. Il nostro unico piano per Zamazenta è Terra Spettro di Alga. Io ho la coppia ghiaccio e lui a Scizor, capito? A Scizor Shienpao. Impossibile vincere questa partita, ve lo dico, impossibile vincere questa partita. Dai, facciamo Rotom di Alga, Aboma. Ci vedo forse bene Gallade. Vediamo. Cioè, ho trovato un anti-team, ragazzi. Cioè, io gioco la merda e tutte le volte trovo gli anti-team. Ma com'è possibile sta cosa? Scizor Whimsicott, esatto. Allora, mi aspetta un bellissimo Bullet Punch su Rotom. Che però io in realtà non sono debole, perché sono anche elettro. Quindi in realtà potrei fare Invertivolt qui, che iniziamo a danneggiarlo.
Anzi. Io mi toglierei Whimsicott il prima possibile dalle balle e quindi ci vado doppio sopra. Light Screen. Quindi siamo fortunati, neanche Tailwind riuscirà a mettere. Bullet Punch qui. Ci fa un bel po' male. Non ne reggeremo un altro. E ci mettiamo Galleido o Bomasnow? Dobbiamo mettere Galleido. Ok, giù Whimsicott, quindi no Tailwind, no ripeti, niente di cose strane. Che va bene, nel senso. Allora, Gallade noi ce l'abbiamo. Perché? Se io c'avevo Pacirin qua ero a nozze. E invece ho Gallade. Vale. Allora, noi facciamo. Dobbiamo toglierci Scizor dalle balle, ragazzi. Facciamo Sacred qui. E poi facciamo Terra di Alga Trico. Terra sua. Terra Zamazenta. Sì, vediamo cosa diventa. Ho fatto anche la rima. Erba, va bene. Cioè, va bene. Sì, va anche bene, cioè abbiamo il ghiaccio dietro. Ci sta, ok. Mi può andare bene, il problema è che è White Guard. Io di mosse ghiaccio Bora, quindi no, non va bene. Incredibile questo sdoppiamento di personalità. Sì, va bene, no, non va bene, sì, va bene, no, non va bene. Va bene, Bullet Punch su Gallade, anche qui ci ha fatto tantissimo. Lui, vabbè, è CB, ormai è palese. Sacred, vediamo su Scizor. Bel dannetto anche qui, eh. Ok. Adesso. Allora, noi perderemo Gallade adesso. A meno che non ci buttiamo sopra Rotom, sacrifichiamo il nostro Rotom. Lui chi ha? Fammi vedere un po'. Gallade potrebbe servire per Cienpao. Sì. Allora mandiamo Rotom a morire sul Bullet Punch di Scizor. E Scizor lo killiamo con l'Air Power. Mi sembra la mossa più saggia. Non ho schiacciato in tempo mentre ragionavo. È successo di nuovo. Quindi vediamo che cosa avrà deciso di fare la CPU al mio posto. Magari mi fai prendere un crit su Zamazenta, sono contentissimo. Ho tirato Cannon Flash su Zamazenta. Una cosa che non serviva a niente. Peso bomba. Il danno è ridicolo perché la differenza di peso è minima. Ah niente, dobbiamo buttare. Chi buttiamo? Ah, Gallade muore. Ok. Dobbiamo buttare a Bomasnow e sperare che regga, ma secondo me non regge. Peccato, ragazzi. Il timer. Parlo troppo e guardo poco il timer. Adesso faremo una cosa molto veloce. Facciamo Vela Aurora e facciamo Geoforza qui. Boh, visto che siamo stati veloci, velocissimi. Siamo stati proprio dei fulmini. Allora, noi potremmo, stando così le cose, visto quanto ci fa peso bomba, potremmo anche isolare Zamazenta. Qui si aspetta una Bora che io non faccio. Potremmo isolare Zamazenta e finirlo con Dialga. Questo pugno scarica qui. Ha capito che siamo il suo nemico numero uno, giustamente. Ok.
anche Scizor è andato. Adesso vediamo chi è l'ultimo. Se Ogerpon non è bello. Abbiamo dietro Gallade. Ci merita fare una Bora adesso? Forse siamo più tranquilli facendo Giga Assorbimento Cannon Flash. Vi dico la verità. Infatti lui rifà Bodyguard, lui sta andando proprio autopilot, ha il cervello in banana, ha detto io qua c'ho il Pokémon erba, se mi tirano le bore sono fottuto. Dialga, facci la kill, ti prego, ce la fa. C'è Light Screen dall'altra parte, a Dialga Life Orb non gliene frega niente. Adesso non ha neanche più Light Screen, povera bestia. Allora, io... Trick Room, facciamo le cose fatte per benino. Trick Room è l'ultimo turno. Facciamo Bora, fai pure Wilder, fai quello che ti pare. E ti tiro un bel bolide che secondo me vieni anche giù. Non lo so. Ma sì, ti tiro bolide, ma sì. No problem. Tanto adesso sai che cosa? Posso rimettere Trick Room in tutta tranquillità proprio. Ma mi serve. Sì, forse mi conviene. Perché se succede qualcosa di turco, almeno dietro c'ho Gallade. Fammi mettere Trick Room. Body press qui. Ci salva il boost della neve. La chiude a Bomasno. Ragazzi, ve lo ridico. La chiude a Bomasno. Lo ripeto, la chiude a Bomasno. Bene così, ragazzi. Oh, perfetto, il team che troviamo praticamente tutte le live. Kali Ice con Pelipper. Abbiamo un problemino chiamata Mongoose. Però in realtà c'è Bomasno. Parto con Dialga Pachirisu. E poi ci metto Gastro a Bomasno. Che te ne pare? Lascio a casa Gallade. Sì. Che c'ha psicotaglio su Among Us, etera erba. Dai, andiamo così. Mi pentirò di aver lasciato a casa Gallade. C'ho quel sentore lì che quella puzza di... Perché hai lasciato a casa Gallade? Non dovevi... Succederà. Furien Blitz! Lui è tedesco. Ok. Amico. Io potrei fare una cosa bellissima adesso, che è quello che volevo fare con Miraidon. Però potrei farlo anche con Regin Ball, che tanto è uguale. Terra Folletto Pachirisu. E mi redirecto addosso tutto quello che voglio. Mi sa che farò così. Facciamo Geoforza su Furion Blitz. Ci piace. E Terra Folletto sono qui. Così se mi tira addosso le mosse elettro, io c'ho Assorbibolt. E se mi tira addosso il bolide, sono Folletto. Palla clima. Ti ha fatto tantissimo male. Lui è molto lento. Veramente molto lento. E lui ha l'unica mossa che non posso assorbire. Perché c'ha urlo rabbia. Va bene, allora.
Io non so quanto possa essere veloce quel Pelipper, cioè della serie. Posso paralizzarlo con Pachirisu? Con elettrococcola? Ma io ho Protect anche su Pachirisu. Dovrei fare Protect e Air Power qui. Siamo lì lì per killare, secondo me. Ah no, ho altruismo. Allora facciamo altruismo. Non ho Protect, ho altruismo. Allora con altruismo kill sempre. Senza che ci stiamo a rischiare i roll, non viene giù di qui di là. Vabbè, vabbè, vabbè. Abbiamo un po' buttato la terra. Però vabbè. Cioè vai a sapere che ha Aulorabbia. L'unico problemino è che ci troviamo un Dialga a meno 1. E adesso dobbiamo fare entrare Gastrodon, non fa niente contro Pelipper. E Abomasnow si prende Tifone. Però perlomeno deve tirarmi un Tifone non sotto pioggia. Calyrex. Ok, lui forse cercherà di mettere Tricklum adesso. Mi sembra un buon ingresso per Gastro adesso. Così ci puliamo anche nel frattempo. Oppure tiro un Bolide su Coronospa. Mi alletta tantissimo questa cosa di tirargli un bel Bolide. È vero che siamo a meno 1, ma siamo Life Orb e siamo di Alga. Non muore, ma prende. E qui proverei una Vela Aurora. Ti dico la verità. Bodyguard. Vabbè, tanto non abbiamo tirato Bora. Bolide. 55% accettabile. Aurora Veil e lui Trick Room. Va bene, va benissimo. Benissimo così. Ora noi, adesso, Dialga lo togliamo. Potremmo togliere anche Trick Room. Lo stesso. E con la bomba cosa facciamo? Facciamo un giga assorbimento su sempre Calyrex. Proviamo. Lui potrebbe essere terra erba. Se è terra erba è un problema. Però non penso che voglia atterrare erba di fronte a Abomasnow, che è il king Pokémon ghiaccio super mega figo, cioè. E invece lo ha appena fatto. E invece lo ha appena fatto. E peraltro non ha fatto neanche Wildguard, quindi io potevo tirare la Bora tranquillo. Quindi va bene. Il Gallade lo volevo portare anche per questo. Cioè per sostanzialmente pararmi dalle Glacial Lens. Fa niente. Noi facciamo così allora a questo punto. Sbadiglio su Coronospa e proviamo la Bora allora. C'è da dire che se lui fa Wildguard non fa Tifone. Quindi per me, guarda, va benissimo. Altruismo, va benissimo. Tirami giù tutto quello che vuoi. Io sbadiglierò. Ah, forse qui, no, qui. Vabbè.
non andrai neanche a letto, perché Abomasnow è il vero Uber di Sinnoh, noi non l'abbiamo mai capito. Siamo andati dietro a Dialga, Palkia, Giratina, Arceus, avevamo Abomasnow e non l'abbiamo mai considerato. Pensate. Utassa? Utassa chi cazzo è? È Among Us. Benissimo. Benissimo. Si gode. Allora noi sbadigliamo, cioè mandiamo a letto quello che in teoria è fatto per mettere a letto gli altri. Questo è fantastico. E lui adesso, se ha un po' di senno in testa, tira Whiteguard, ok? Non vuole farsi colpire Among Us dalla bora, ok? Quindi noi facciamo giga assorbimento su Pelipper, iniziamo a danneggiarlo. Preso. Spora su Gastro, è l'unica cosa che puoi fare. Povero amico mio. Messo in ginocchio da Abomasnow. Messo in ginocchio da Abomasnow. Che si prende anche la vita di Pelipper, gli ciuccia tutti i PS che gli rimangono. E Among Us è rimasto da solo. Senza più il bodyguard a poterlo proteggere dalla tormenta glaciale. Non può sporare Abomasnow perché è un Pokémon erba. E quindi cosa puoi fare tu? Sperare che, essendo il mio ultimo turno di neve, proteggere io dal prossimo turno missare tutte le bore, ma non penso ti riuscirà questa cosa, amico mio. Posso fare geoforza, vabbè che tanto dormiamo, e bora. Sferapolli, attenzione, ha una mossa per farci un po' di danno, però noi abbiamo il Velaurora ancora, ragazzi. E ora ti arriva una bora single target che farà veramente malissimo. Porca vacca. Va bene, finisce la neve, quindi non abbiamo più la bora assicurata al 100%. Io potrei fare una mossa per vincere, Trick Room finisce, io posso fare una mossa per vincere automaticamente, che è questa. Faccio geoforza e mando dentro Dialga, così posso rimettere la neve con Abomasnow, ma lui soccombe di fronte al nostro alberello innevato. E al lumacone addormentato. Super, super episodio. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Vi ricordo che ci sono sul canale anche gli episodi delle generazioni precedenti. Quindi Kanto, Johto e un doppio episodio su Hoenn. Quindi noi siamo praticamente a metà della serie. Perché questo è l'episodio numero 5. Ce ne saranno 9. Quindi siamo già al giro di boa. Vi aspetto per la prossima puntata, direzione Unima. Ciao!